L'Unione Europea destina risorse ingentissime per il superamento delle diseguaglianze territoriali e il superamento delle diseguaglianze sociali, ma queste grandi risorse devono essere utilizzate in maniera corretta, con professionalità, cosa che purtroppo non accade. Basti pensare ad esempio del PNRR alla Sicilia. La Sicilia ha iniziato presentando 61 progetti per accedere alle risorse del PNRR e 61 sono stati bocciati, mentre 146 progetti presentati dalle altre regioni sono stati approvati, che conferma che c'è una mancanza di attenzione e di sensibilità da parte del governo Schifani per l'utilizzo di queste ingenti risorse. Lo stesso si può dire con il governo nazionale, il quale ha utilizzato, per quanto riguarda il ponte sullo stretto, con la complicità della regione siciliana, ben 1.300 milioni del fondo di sviluppo e coesione sociale dell'Unione Europea, per realizzare un'opera mastodontica, gigantesca, faraonica, coloniale come il ponte sullo stretto, peraltro tecnicamente realizzabile. Pensate, con queste risorse, quante collegamenti ferroviari veloci si potevano realizzare tra Messina e Trapani, tra Trapani e Agrigento, tra Agrigento e Caltanissetta, tra Caltanissetta e Catania. Pensate quante strade provinciali, pensate quante scuole, quante strutture sanitarie pubbliche potevano essere realizzate con queste risorse. Ecco la ragione per la quale andare in Europa serve non soltanto a garantire che ci siano risorse adeguate per le nostre regioni di Sicilia e Sardegna, ma anche per far intervenire l'Europa che sanzioni, censuri, indirizzi e costringa i governi regionali e il governo nazionale a fare ciò che l'Europa vuole e la ragione per la quale l'Europa eroga queste risorse. Noi andremo al Parlamento europeo per controllare che tutto questo accada nell'interesse dei siciliani e dei sardi.